Beh, la filosofia della nostra azienda è che fondamentalmente la cosa bella è che combacino sia la parte vecchia e la parte nuova, perché c'è la parte dei miei genitori che è quella più tradizionalistica, quindi che segue più la tradizione, e mi è stata data l'opportunità di provare a fare invece il vino secondo la mia filosofia, e di conseguenza la filosofia complessiva dell'azienda è che c'è questo continuo paragone fra vecchio e nuovo, che fa sì che ogni volta è una sfida un po' anche familiare all'interno di chi viene, un po', insomma, qual è la soluzione migliore, quale peggiore, quindi è un continuo confronto fra l'uno e l'altro, il che è comunque un po' mondo vecchio e mondo nuovo, che è una cosa divertente da fare in azienda. Insomma, di base è questa la filosofia. Sì, vabbè, è stato quando, vabbè, perché noi proviamo a fare il Pinot Nero, che comunque non è un vitigno molto comune in Piemonte, anzi è difficile pure farlo venire, e quindi dopo anni che abbiamo fatto prove ed errori, fra il 2011 e il 2012 che abbiamo cominciato a imparare a come farlo, e col 2012 che abbiamo avuto la più grande soddisfazione che finalmente effettivamente un Pinot Nero piemontese riusciva a venire, e quella è stata una grande soddisfazione, perché era più lì tutta la mia sfida, era più quella del Pinot che del Barolo, perché sono particolarmente affezionata a quel vitigno, di conseguenza è stata una grande soddisfazione, quella è stata, sì, la prima volta che ci siamo, è stato bello.